e il Salmo 45-44. Ecco, questo Salmo dice dell'incontro del re e della sposa, intitolato Un canto di amore, canto di un amore che è più forte della morte, quindi è perfettamente nel contesto della risurrezione. Ecco, come dice ammirazione e riconoscenza, e così diventa anche un messaggio di grande fiducia, anzi di certezza, di vita. Ecco, chi vive l'esperienza del risorto diventa testimone, annunciatore. Va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. No, il brano di questa sera riprende da dove ci si era soffermati 15 giorni fa, quindi chi non è venuto la volta scorsa non ha perso nulla. Ecco, riprendiamo dal versetto undicesimo. Sì, e avevamo visto la volta scorsa che abbiamo fatto Giovanni, e Maria che è uscita quando era ancora buio, di primo mattino per andare al sepolcro, va, lo trova vuoto, torna indietro e lo dice agli apostoli. Pietro e Giovanni escono, vanno, Giovanni arriva prima, sta fuori, guarda, poi arriva Pietro, anche Giovanni entra e vedono che appunto il sepolcro è vuoto, ma tutto è in ordine, le lenzuola stese, tutto ripiegato, pieno di profumo, e allora capiscono che Gesù non è stato trafugato. E si dice del discepolo amato che vide quei segni e credette. E poi torna ognuno a casa sua, perché gli uomini sono pratici, quando c'è nulla da fare vanno via. E invece Maria resta lì. Ecco, e la grande sorpresa è quel che avviene lì. E quando Dio ha creato il mondo, si dice ogni giorno e vide che era buono, vide che era buono. Al sesto giorno vide che era molto buono. L'uomo a sua immagine e somiglianza come maschio e femmina. Ecco, la scena di questa sera è ciò per cui Dio ha creato il mondo molto buono. Questa sera vediamo la coppia originaria, che è la Maddalena e Cristo, l'umanità nuova. Nel giardino del mattino di Pasqua, del primo giorno della settimana della nuova creazione, che è il principio dell'umanità nuova. E questo brano, appunto, possiamo dire che non è bello, è molto bello. E quando Dio disse è molto bello, l'uomo inteso come maschio e femmina a sua immagine e somiglianza, intendeva quello che vedremo questa sera, che riguarda il racconto del mattino di Pasqua. Leggiamolo. Capitolo 20 di Giovanni, 11-18. Maria invece continuava a stare in piedi presso il sepolcro, fuori, piangente. Mentre dunque piangeva, si chinò verso il sepolcro e contempla due angeli con bianche vesti, seduti uno alla testa e uno ai piedi dove giaceva il corpo di Gesù. E le dicono quelli: «Donna, perché piangi?» Dice loro: «Levarono il mio Signore e non so dove lo posero». Dette queste cose, si voltò indietro e contempla Gesù che sta in piedi e non sapeva che è Gesù. Dice a lei Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse il giardiniere, gli dice: «Signore, se tu lo portasti, dimmi dove lo ponesti e io lo leverò». Le dice Gesù: «Mariam». Voltatasi, quella gli dice in ebraico: «Rabbuni», che si dice maestro. Dice a lei Gesù: «Non continuare a toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre. Ora va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro,
e Dio mio e Dio vostro. Viene Mariam, la Maddalena, annunciando ai discepoli: ho visto il Signore, e che le disse queste cose. Maria è la prima che vede il Signore risorto e che va ad annunciarlo agli apostoli, quindi è l'apostola degli apostoli, la superapostola, colei che dà l'annuncio agli apostoli. E nel brano precedente c'era il discepolo amato che vide i segni e credette che Gesù è risorto, ma non l'ha visto. Ecco, la fede ha bisogno di vedere e di toccare. È un atto di fiducia, ma se non vede, non tocca e non c'è l'incontro con la persona, è una fede vuota. Quindi praticamente il racconto di quest'oggi è un completamento rispetto a quanto abbiamo visto la volta scorsa. La fede ha come principio l'amore. Chi non ama non vede, solo il cuore vede. Ecco. E però non basta amare e non basta credere. Se non incontri l'altro non c'è, non ti viene incontro, c'è nulla, c'è solo il lutto e il pianto. E allora ci si presenta questa immagine di Maria che ci fa vedere come la fede è un incontro personale con Gesù risorto, che poi ci manda verso gli altri. E però è lo scenario nel quale si svolge la scena, la carica di un enorme significato. Se voi avete presente la Cappella degli Scrovegni, c'è a sinistra, verso l'altare, c'è l'abbraccio di Giuda, in un cielo scuro, rotto da armi, questo abbraccio che lo possiede e lo stritola. Dalla parte opposta, alla stessa altezza speculare, c'è l'abbraccio della Maddalena. Lei è bianca, vicino al sepolcro scoperchiato, e come dalle mani le fiorisce l'aurora, che è il Signore stesso, che nasce dal suo amore e che la trascina addirittura fuori dal quadro, verso dove tira il vento di una bandiera che il Signore porta. E tutte e due le scene hanno in comune la stessa domanda. Gesù nell'orto ha chiesto: chi cercate? E a Maria chiede: chi cerchi? Ecco, si può cercare per prendere, possedere, stritolare, ed è la morte, o si può cercare come la Maddalena, e allora le fiorisce la vita dalle mani. E lo scenario del racconto è il giardino. Sapete che il sepolcro è vicino al Calvario, ed è un giardino. Il Calvario rappresenta l'albero della vita. In questo giardino viene creata l'umanità nuova. C'è prima la sposa e poi lo sposo che non si vede. E lo scenario, direi, oltre che la creazione, richiama il Cantico dei Cantici. E Maria Maddalena che si alza ancora quando è buio a cercare l'amato del suo cuore attraverso la città, passa tutte le guardie, lo cerca e non lo trova, torna indietro, ritorna avanti, tutta angustiata e piange. È tutto un cammino di ricerca e finalmente c'è l'incontro. C'è l'incontro tra la sposa e lo sposo. Ed è il fine di tutta la creazione questo incontro tra Dio e l'umanità, tra la sposa e lo sposo, che avviene il mattino di Pasqua e avviene in ciascuno di noi, che siamo chiamati a fare la stessa esperienza di Maria. E questo incontro per Maria segna il passaggio dalla morte alla vita, dal pianto alla gioia, e ha come centro il nome, è chiamata per nome, e lei risponde col suo nome. Il riconoscimento è proprio una chiamata personale per nome. E il finale, questa chiamata diventa missione, cioè tu realizzi il tuo nome andando verso gli altri. E allora vediamo un pochino il brano per ordine. Primi tre versetti.
Maria invece continuava a stare in piedi presso il sepolcro, fuori, piangente. Mentre dunque piangeva, si chinò verso il sepolcro e contempla due angeli con bianche vesti, seduto uno alla testa e uno ai piedi, dove giaceva il corpo di Gesù. E le dicono quelli: «Donna, perché piangi?» Dice loro: «Levarono il mio Signore e non so dove lo posero». Ecco, Maria era uscita, poi era tornata indietro e poi era uscita insieme agli apostoli, poi gli apostoli sono tornati a casa, ognuno presso di sé, lei invece resta al sepolcro. Non può muoversi da lì. Poteva anche lei tornare indietro, lui non c'è, allora torna, perché stava lì? Ecco, dobbiamo sostare con Maria al sepolcro. Il sepolcro è vuoto, quindi c'è nulla da cercare. È perché sta lì. Che se il Signore c'è, altrove è perché sta lì. Il sepolcro vuoto, Maria non lo sa ancora, è la vittoria sulla morte, cioè svuotata la morte. E lei sta lì, attende. E quel sepolcro è diventata come la sua casa, perché in quel sepolcro è stato deposto il suo Signore, lì vicino è stato messo sull'albero, è stato trafitto, lì ha visto il suo amore, l'amore estremo del Signore, e lei sta di casa in questo amore, non può muoversi da lì. E però l'amore, se non incontri l'amato, è solo pianto e lutto, è solo privazione, è morte. E lei vive questa morte, è la sua morte, è il suo battesimo questo pianto. Sta lì perché ama, perché desidera. Se non c'è questo amore e questo desiderio, non ci può essere l'incontro, perché il Signore risorto era lì anche quando c'era Giovanni e Pietro. Perché si fa vedere a questa donna, non a Giovanni e a Pietro? Giovanni e Pietro sono molto obiettivi, si accontentano di vedere lui, non c'è, le cose sono in ordine, penseremo cosa fare, e tornano a casa a pensare cosa fare. E invece lei resta lì, come con l'intuizione che il chicco di grano germoglia laddove è stato seminato, non può allontanarsi da lì, perché lì è il ricordo della sua vita, l'amore estremo rivelato, quella ferita, quella deposizione nel sepolcro, in quel profumo. Allora sta lì, ferma, e piange. Ecco, il pianto, certe cose, dicevano gli antichi, li può vedere solo un occhio che ha pianto. Questo pianto esprime certamente l'abisso del suo amore, al quale manca la persona che ama. E il pianto è la preghiera di preghiera più profonda per sé, che trova sempre un orecchio che l'ascolta, come il pianto del bimbo, che non dice niente se non la mancanza di ciò che desideri. E tutto il Vangelo vuol portarci a desiderare il Signore. Se non lo desideri non c'è, perché Dio è amore e dono, e ne ricevi nella misura del desiderio. Ecco perché Maria resta lì e piange, si sottolinea 4 volte che piange. E questo pianto, direi, è come l'acqua natale dalla quale viene fuori il suo amato. Come il pianto di Gesù che fece uscire dalla tomba Lazzaro. Si sottolinea lì piangente, e mentre piangeva si china verso il sepolcro. Ecco, nel sepolcro vede 2 angeli, e gli angeli sono i messaggeri. Il messaggero in genere dice qualcosa, cioè annuncia qualcosa, mica interroga. Un messaggero che viene a interrogarmi non è un messaggero serio. Invece questi messaggeri interrogano, annunciano niente, mentre negli altri Vangeli sono gli angeli che annunciano che lui è risorto. Qui dicono niente, ed è bello questo dir niente,
perché più importante di quello che dicono loro che il Signore è risorto, questo lo sappiamo anche noi, è il fatto che dicono a Maria: donna, perché piangi? Cioè che sottolineano il valore di quella donna che piange, perché da quel pianto di quella donna che il Signore risorto lo si può incontrare. E Maria stessa poi diventerà angelo, sarà lei che annuncia la resurrezione: ho visto il Signore. E il principio di tutto è questo pianto. E se anche le dicessero che è risorto, a lei che dice: beh, è risorto, io voglio vederlo, non mi interessa che voi mi diciate che è risorto. Perché l'amore è guarito solo dalla presenza di chi ama. Quindi lei vuol vedere il Signore, anche degli angeli non si interessa. Ci sono presenze amiche, non si spaventa né nulla, anzi, interrogano, risponde, dice: levarono il mio Signore e non so dove lo posero. Se sapete qualcosa ditemelo, ma a lei interessa dove sta il suo Signore. Perché lì sta di casa anche lei. Tra l'altro il dove è fondamentale, sia nel primo incontro con Gesù, se ricordate, maestro dove dimori, rabbì dove dimori, e qui dove è il Signore. Il problema fondamentale, dove è, dove sta di casa, in modo che anch'io possa stare di casa con Lui. Riprendo e sottolineo semplicemente il fatto che gli angeli domandano, e Gesù anche domanda, raddoppia la domanda. Cioè, mi sembra che questo domandare, tipico della fede, forse ecco la religione che dà delle risposte subito, e la fede immediatamente invece interroga, domanda. Credo che la domanda anche abbia lo scopo di far uscire quello che è nostro, quello che cova dentro di noi, creando quindi lo spazio per cui possa essere accolto quello che poi ci è dato, il dono. Dette queste cose, si voltò indietro e contempla Gesù che sta in piedi, ma non sapeva che è Gesù. Dice a lei Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Quella, pensando che fosse il giardiniere, gli dice: Signore, se tu lo portasti, dimmi dove lo ponesti e io lo leverò. Maria smette di guardare verso il sepolcro, cioè avverte come una presenza alle spalle. Stava parlando con gli angeli, ma senza interessarsi di loro. Non gli interessa gli angeli, in bianche vesti, segno della vittoria. Sì, ma non gli interessa, cerca altro. Levarono il mio Signore e non so dove lo posero. Detto questo, si gira. Non puoi trovare colui che è il vivente tra i morti. Se lei non si gira e continua a guardare il sepolcro, non può incontrare il Signore. Tante volte noi cerchiamo il Signore, non lo troviamo mai. È giusto desiderarlo, è giusto cercarlo. Quando è che lo troviamo? Quando ci lasciamo trovare, quando ci giriamo a Lui. Quando la nostra ricerca cessa, perché in realtà è Lui che ci cerca e ci lasciamo trovare, perché Gesù era lì, era dall'altra parte. Lo contempla e non sapeva riconoscerlo. È costante in tutti i racconti della resurrezione che Gesù non è riconosciuto da quelli che lo conoscono bene. E sono tutte scene di riconoscimento, ci vuole del tempo a riconoscerlo. E la sua presenza è discreta, non si impone, è come la presenza dell'amore che va riconosciuto attraverso delle cose molto semplici, il nome per esempio. Ed è bello che Dio sia, Dio, il Signore risorto è presente dappertutto. Nella sua resurrezione è diventato già tutto in tutti e tutto il creato è risorto in Lui e noi pure. Il problema è che noi non lo vediamo perché guardiamo sempre il sepolcro. Se guardiamo Lui facciamo il canto degli Efesini, supponete, se guardiamo il sepolcro facciamo il nostro pianto. Lui
lui stava lì in piedi. È buffo non riconoscere il Signore, eppure è l'unica realtà che c'è, tutto in tutti. Mentre noi nella realtà proiettiamo le paure e i desideri nostri, la realtà è che tutti siamo figli di Dio, che il suo Spirito è presente in tutto, anima tutti e Lui conduce il mondo. Anche se noi lo portiamo dall'altra parte perché pensiamo ad altre cose. Anche se lo portiamo nel sepolcro, Lui è fuori. E abituarsi a vedere la sua presenza che non riconosci fuori dal sepolcro, fuori dal lutto, fuori dalla morte, non perché è uno che prende la tangente e queste cose non gli interessano, perché le ha passate fino in fondo e le ha portate per amore dell'uomo fino in fondo e per questo ha un amore più forte della morte e ha vinto la morte. E non lo trovi più nella morte, ma nell'amore che sa dare la vita. Che è l'amore della Maddalena. E anche lui domanda alla Maddalena: perché piangi, donna? Gesù aveva chiamato donna sua madre, chiamato donna la samaritana e l'adultera, la Maddalena, donna. Donna vuol dire sposa. Perché piangi? E lo sa bene perché piange, piange per lui. Ma lui è lì. Piange perché lui è assente, ma lui è lì che la interroga e parla con lei. E anche lui sottolinea il suo pianto e le domanda il perché di questo pianto. E anche fa un'ulteriore domanda: perché piangi? Chi cerchi sa che piange perché cerca qualcuno. Sa che la sua malattia, il suo pianto è la malattia della sposa, è malata d'amore. Sposa del cantico, una malattia che è guarita solo dalla presenza dell'amato, e tutto il cantico è una ricerca dell'uno dell'altro fino a quando si incontrano, e questo è l'incontro. Perché piangi? Chi cerchi? Tra l'altro sono analoghe alle parole che Gesù ha posto ai primi discepoli: che cercate? Dei quali uno probabilmente Giovanni, l'altro Filippo. Per dire che il Gesù risorto è proprio quel Gesù che hanno visto in Galilea. E per dire che tutto il Vangelo ti fa la domanda: chi cerchi? Che cerchi? Se cerchi nulla, trovi nulla. L'uomo è un animale da cerca e desiderio. E cerca ciò che possa soddisfarlo. Chi cerchi? È un chi che lo soddisfa. E lei lo dice, è il Signore. Tra l'altro, lei pensa che fosse il giardiniere. Tutti gli equivoci hanno sempre un significato. E Gesù è davvero il giardiniere, come anche il giardino, come anche la pianta. Cioè, il tema del giardino richiama la Genesi, l'Eden, il giardino delle origini, richiama il Cantico dei Cantici. E il giardiniere per sé è l'uomo, Adamo, fatto per custodire e coltivare il giardino. E Gesù è il nuovo Adamo. E Adamo è lo sposo, Gesù è lo sposo. E poi in tutto il cantico si dice che la sposa è il giardino dello sposo e viceversa, anche che lo sposo è il giardino della sposa. Quindi ci sono tutte queste allusioni, non sto lì a tirarle fuori tutte, ma ogni parola è piena di infinite allusioni a tutta la Bibbia che vanno dalla Genesi all'Apocalisse. Infatti l'ultima scena della Bibbia, sono gli ultimi due capitoli dell'Apocalisse, rappresentano l'incontro tra la sposa e lo sposo, che è questa scena. E così la Genesi pure. Signore, se tu lo portasti, è vero, e lo chiama Signore senza sapere che è il Signore, se tu lo portasti, è proprio lui che l'ha portato, il corpo di Gesù, il Signore stesso, l'ha portato fin dentro la morte, fin dentro nel sepolcro, fin dentro l'inferno, per incontrare tutti, con un amore più forte di ogni male, e ora lo porta davanti a lei. Ecco, lo porta bagnato dalla rugiada della notte, della morte, per l'incontro. Dove l'hai posto? L'ha posto dappertutto, fin sulla croce, fin nell'inferno, per porsi davanti a lei. Io lo leverò,
è la parola che si usa per la pietra del sepolcro di Lazzaro e anche di Gesù. Lei vuole levare Gesù dal sepolcro, pensa, che folle. Ci sono volute due persone per tirarlo giù dalla croce e metterlo nel sepolcro, più altri eventuali. Lei da sola vuole levarlo, perché solo se lo leva, se lo porta con sé, e lei può vivere, perché quello è il suo amore, senza lui non può vivere. Quindi se lei leva Gesù, leva la pietra di quel sepolcro che è il suo cuore. E domanda all'unico che può darle la risposta, tra l'altro, dimmi dove vai, dove sei. Sono tutte allusioni chiare al cantico che non sto lì a rilevare. Di questa risposta però vorrei evidenziare anche qualcosa che mi pare sia profondo. Qualcuno ha affermato che amare vuol dire tu non morrai. Ecco, nella risposta di Maria, sarà poi chiamata Maria, nella risposta di Maria c'è come un amore che ha la pretesa, direi onnipotente pur disperata, di risorgere, di togliere dalla morte colui che lei ama. Dimmi dove lo ponesti, io lo leverò. Credo possa essere un'allusione proprio alla risurrezione. È fortissimo l'amore che Maria ha per Gesù. Versetto seguente, versetto chiave. Le dice Gesù, Mariam, voltatasi, quella gli dice in ebraico, aramaico, Rabbuni, che si dice maestro. Ecco, la scena centrale è questa. Gesù la chiama per nome. Notate che prima si parlava sempre di Maria, Maria. Ora non si dice Maria, ma Mariam, e in aramaico, che è il suo nome familiare col quale Gesù la chiamava. Prende il suo nome e sente il suo nome. Ecco, incontrare il Signore risorto è sentire Lui che dice il mio nome, addirittura nel suo dialetto, nella sua lingua aramaica. Cosa vuol dire chiamare uno per nome? Ci abbiamo tutti un nome, il nome è la persona in quanto relazione all'altra, il nostro nome è l'altro a dirlo. E dire il nome di una persona senza dire niente, se chiamarlo per richiamare l'attenzione o per dargli una comunicazione, lo dici per indicare che è lui e non un altro. Invece chiamarlo per nome invece vuol dire qualcosa di molto forte, senza dire altro, solo per nome. Cosa vuol dire? Che io sono qui per te, come tu sei qui per me, vuol dire solo questo. E l'esperienza della fede è sapere questo del Signore di Dio, che Lui è qui per me, è il mio nome, è il fatto che Lui è qui per me, è l'amore che ha Lui per me, quello è il mio nome, quella relazione che mi costituisce e mi fa essere quel che sono. E io sono qui per Lui. Cioè, è questa relazione intima che è il chiamarsi per nome, la fede. Non è credere c'è pure qualcuno, no? Se c'è qualcuno, beato lui o peggio per lui, non mi interessa. E se c'è per me, c'è tutto nel Cantico dei Cantici, il ritornello, il mio amato è per me e io per lui. È sottinteso questo chiamarsi per nome. C'è il nome nuovo pronunciato dalla bocca del Signore che solo Lui conosce e che rivela a noi. E cosa ci rivela questo nome? Ci rivela che Lui è tutto per noi, per questo ci chiama per nome. E questo vuol dire nascere, uscire dalla morte alla vita, e quindi è la Maddalena che risorge dal suo pianto, dal suo lutto. Perché si è sentita chiamare per nome, e tra l'altro la voce è inconfondibile, anche dopo 80 anni la riconosci, anche l'inflessione, la tonalità, come lui ti chiama. E lei le risponde pure in aramaico, non in ebraico, Rabbuni,
I primi discepoli avevano detto rabbì in ebraico, questi rabbuni. E rabbuni vuol dire sia maestro che sposo. Lei ha riconosciuto in Gesù risorto, che dice il suo nome, ha riconosciuto il suo sposo, il suo maestro. Il maestro che ha lavato i piedi, il maestro che ha dato la vita, il maestro che ha amato fino all'estremo, lo vede lì davanti a sé. Tutto per lei e lei per lui, è il suo sposo, il suo maestro. Per sé in queste due parole dove uno dice il nome dell'altro è già chiuso tutto. Sì, credo sottolineare senz'altro questo scambio reciproco, iniziativa da parte di Gesù, ma è uno scambio reciproco dei nomi. C'è proprio l'introduzione a un rapporto, o la rivelazione di un rapporto che è più che familiare, è la lingua familiare, è affettivo. Per sentire. Tra l'altro poi il tempo è breve, ma la voce dello sposo e della sposa è poi un'allusione all'Antico Testamento, dove si parla che risuonano le voci dello sposo e della sposa e sono appunto nel momento dell'alleanza nuova tra Dio e il suo popolo. Quindi c'è dentro in questa scena la realizzazione di tutta la storia biblica, dalla Genesi all'Apocalisse, al Cantico, all'alleanza nuova, al cuore nuovo, al nome che il Signore Dio pronuncia, al conoscere Lui per nome. C'è tutto. E tra l'altro Gesù nel Vangelo di Giovanni chiama solo per nome Lazzaro e dicendo Lazzaro lo fa uscire dal sepolcro. Sentire il tuo nome pronunciato dalla sua bocca ti fa uscire dalla morte alla vita. Poi chiama Filippo per nome. Filippo, non sai che chi vede me vede il Padre. Filippo non conosceva il volto, lo fa uscire al volto. Uscire alla vita vuol dire vedere il volto del padre e della madre, che lo vedi nel figlio, in Gesù. Poi sarà per Pietro, che ha rinnegato tre volte, e tre volte verrà chiamato per nome e uscirà appunto dal peccato al perdono, alla riconciliazione. E poi questa donna, che è la sposa, solo col nome. E basta, non c'è nient'altro da dire, mentre con gli altri c'è sempre qualcosa da dire, qui niente, basta il nome, perché è molto di più solo il nome. Dice a lei Gesù: non continuare a toccarmi perché non sono ancora salito al Padre. Ora vada i miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, e Dio mio e Dio vostro. Ecco, facciamo più brevemente gli ultimi due versetti, anche se sono densi. E Maria lo abbraccia, lo dice Matteo, lo abbraccia ai piedi per non lasciarlo andare. Il Cantico dei Cantici: ho trovato l'amato del mio cuore, ora lo stringo, non lo lascio più scappare e lo conduco nella stanza di mia madre, eccetera. C'è tutta la scena. E Gesù dice: no, smettila, perché questo è solo l'anticipo di quello che sarà dopo. Questo incontro. Tu devi fare un'altra cosa ora. Sembra che Gesù la mandi via, e Gesù dice una cosa strana che sembra contraddire il testo del Vangelo di Giovanni fin qui. E siccome è molto intelligente l'autore, se si contraddice ha un motivo preciso, vuol dire che non si contraddice, ma vuol dire un messaggio importante. E dice: non sono salito al Padre per sé. La salita al Padre di Gesù comincia fin dall'inizio del Vangelo. Tutto il cammino di Gesù è la salita al Padre, e sulla croce si compie la salita, quindi lui è già salito al cielo. La sua morte è il salire al Padre, lo dice nell'ultima cena. Come mai dice non sono ancora salito? Dice: io sono salito, ma non sono ancora salito perché va dai miei fratelli. Se tu vai dai miei fratelli ad annunciare quel che ti dico,
io salgo al Padre mio, perché io sarò salito totalmente al Padre quando tutti i miei fratelli saranno con me e saranno saliti al Padre. E allora ci sarà l'abbraccio definitivo. Ora non abbracciarmi, lasciami andare e vai anche tu dai tuoi fratelli. E andando verso i fratelli, tu sali verso il Padre perché diventi figlia come me. E ogni uomo che andrà verso l'altro e condurrà un altro a conoscere l'amore del Padre, ecco, lui salirà al Padre come me. E allora alla fine, quando tutti gli uomini saranno saliti al Padre, sarò salito anch'io e ci sarà l'abbraccio definitivo della sposa. Ora invece l'importante è la missione, cioè se tu conosci quest'amore e mi hai incontrato, vai dai fratelli. E quindi la Maddalena diventa il primo apostolo, con buona pace degli apostoli, uomini. Su incarico diretto di Gesù, va dai miei fratelli. È l'unica volta che Gesù chiama i discepoli i suoi fratelli, perché lui è già verso il Padre, e di loro deve annunciare. È la Maddalena che diventa l'angelo della resurrezione, salgo al Padre mio. Con la parola Padre mio Gesù ha chiamato Dio, il Padre mio. Questo Padre mio deve diventare anche Padre nostro. Padre mio, Padre vostro. È già Padre nostro, perché lui si è fatto nostro fratello, ma gli uomini ancora non lo sanno. Ecco che allora tu, andando verso i fratelli, tu fai sì che loro scoprano il Padre mio come Padre loro e diventa Padre nostro. E allora saliamo tutti insieme al Padre. E il Dio mio, è l'altro nome che dà al Padre, diventa il Dio vostro. Tra l'altro è molto bello la colorazione affettiva, il Padre mio, il Dio mio, che diventa vostro, cioè nostro. E difatti noi diciamo Padre nostro alla fine. Ecco, questo è l'annuncio da dare ai discepoli, che è il Padre di Gesù, il Padre del Figlio unico e Padre mio di ciascuno di noi. Perché? Perché Gesù si è fatto nostro fratello, il Figlio, con un amore più grande della morte. Perché il Figlio si è unito in nozze con l'umanità, con ogni uomo, e ogni carne ormai è unita a Dio. E quindi siamo carne di Dio, la nostra carne di Dio. Viene Mariam, la Maddalena, annunciando ai discepoli: ho visto il Signore che le disse queste cose. E tra l'altro ancora è chiamata ormai, il suo nome è Mariam, non è più Maria. La Maddalena è quella di cui dice Luca 8:1, dalla quale furono scacciati 7 demoni. Ecco, credo che devono uscire da noi 7 demoni attraverso il pianto e l'amore e il desiderio, perché possiamo fare questo incontro. E lei annuncia ai discepoli: ho visto il Signore, ho visto il Signore. E c'è in greco il perfetto, che vuol dire ho visto e continuo a vedere, perché una volta che l'hai visto, l'hai visto. Non è vidi e basta. Ormai questo che ha visto è la sua vita. E lei ha detto queste cose, è il messaggio da portare ai discepoli e anche a noi. Che lei l'abbia visto è un fatto solo suo, però se notate, durante il racconto non si dice mai che Maria vede il Signore. Giovanni è quasi preoccupato di eliminare la parola vedere, riducendola al minimo, perché vuole descriverci l'esperienza come possiamo farla anche noi, perché il fatto che l'abbia visto l'ha potuto vedere solo lei, che c'era quei 40 giorni, era lì sul posto, che Gesù si è fatto vedere. Ma ciò che è capitato a lei deve capitare anche a noi, questa ricerca del Signore, questo star lì di casa sul sepolcro, dove c'è la testimonianza del suo amore, questo cercarlo a tutti i costi, questo pianto, fino a quando lui è presente, sempre, mi si aprono gli occhi, proprio grazie all'amore e al desiderio, lui dice il mio nome, l'incontro personale con lui. La fede è l'incontro personale con Gesù risorto.
Quello non è nulla di chissà trascendentale, però è qualcosa che cambia la tua vita. Lui diventa la tua vita. Il suo amore per il padre e per i fratelli diventa la tua vita. Cioè passi tu dalla morte alla vita. Questo è l'incontro col risorto. E hai il tuo nome, che è l'amore di Dio per te, sul quale ti si sono aperti gli occhi. Perché? Perché sei stato lì, su quel posto, che è appunto il sepolcro, che è vicino al luogo dove fu crocifisso, perché sei lì dove lui ha manifestato il suo amore, lì lui abita, lì si rivela, lì lo conosci. Tutto il Vangelo ti porta lì e ti fa conoscere questo. E di mano in mano che lo conosci, lo desideri e lo ami, ecco che ti si illumina e la tua vita diventa la sua vita. Questo è il cammino che facciamo anche noi. Per cui lui diventa la mia vita, perché so che io sono stato la sua vita e la sua morte, e lo sono ancora. E questa è l'illuminazione. Non è vedere cose strane, altro da quello che c'è, ma vedere in tutto ciò che c'è ormai l'altro, che è davvero sempre presente. E gli disse queste cose, cioè l'annuncio che Dio è il padre del figlio, e come padre del figlio è padre anche nostro. Qui per sé potrebbe chiudersi il Vangelo, che invece continuerà, e per mostrare come oltre l'incontro personale della Maddalena c'è l'incontro comunitario, che diventa il luogo del dono della gioia, della pace, della comunità e del dono dello Spirito. E poi c'è anche l'incontro comunitario per chi non c'era in comunità, per chi era fuori subito dopo, e poi vedremo il capitolo 21, c'è l'incontro ancora per chi viene ancora dopo. Ecco, e per dire che insomma questo incontro che c'è stato all'inizio con i primi passa di annuncio in annuncio, di esperienza in esperienza, presso tutti i discepoli. Qualche testo utile di approfondimento tra i Salmi. Oltre al Salmo 45 che abbiamo pregato, il Salmo 30. Poi, pochi testi ma ampi, profondi. Il Cantico dei Cantici, tutto. E poi Geremia capitolo 31, Ezechiele capitolo 36, e poi due capitoli 20 e 21 dell'Apocalisse. Sostiamo qui. Ecco, questo tema è del toccare e verrà fuori molto più approfondito poi con Tommaso, che è l'ultimo in realtà che lo tocca. E però Gesù dice: tu credi perché hai veduto, beati quelli che crederanno senza aver visto. Eppure sottolinea proprio continuamente il toccare, gli dice: metti la mano qui, metti il dito qui. E vedremo che vuol dire qualcosa di preciso, che oltre che un vedere con gli occhi della carne, c'è un vedere con gli occhi dello spirito. Cioè la stessa persona, per esempio tu guardi lì sulla piazza uno che passa, è uno. Se per caso è la mamma che lo vede, o è la fidanzata o il fidanzato, dipende, è un altro, la stessa persona. Da cosa dipende la vista diversa? Eppure si vede la stessa identica persona. Dipende dagli occhi del cuore. Quindi c'è un vedere col cuore che fa vedere la realtà di quella persona più di quanto veda uno che non ha il cuore. E così c'è un toccare, puoi andare in metropolitana, tutti ti schiacciano, non è simpatico, e aspetti solo di uscire, oppure c'è qualcosa che ti tocca dentro e ti modifica l'esistenza, una persona che ti tocca dentro. Quindi c'è un toccare interiore, un vedere interiore, che è quello che determina la nostra vita più del toccare e il vedere con gli occhi, ecco. Quindi vedremo come ci sarà la trasformazione di questo vedere e di questo toccare in senso spirituale e più profondo. E era quel che diceva anche l'innominato: se lo vedessi, se lo toccassi. E difatti è stato toccato.
penso che anche nel linguaggio familiare si dice un fatto toccante, che non è finito fisicamente, ma magari che può stroncarti o darti una carica di danni. Ciao, senti, mentre ti ascoltavo stasera, mi è sorto un dubbio, nel senso, questo dialogo che c'è, è un dialogo molto di immagini più che di parole. E mi ha fatto vedere che Gesù, tutta la sua esistenza di arena, aveva la coscienza di quello che sarebbe accaduto, ma ho dubbio che lui avesse coscienza di quello che sarebbe accaduto fino alla morte. Nel senso che lui, proprio tutto il suo lato umano, che almeno io cerco di percepire, perché sennò è troppo distante, in questo dialogo invece vedo anche il fatto che ogni volta che mi sono sorta, che l'hanno incontrato, non l'hanno riconosciuto perché è cambiato, non so, una sensazione di percepire che sia cambiato anche lui, nel senso che ormai anche non ha più quello che sono, non ha più quell'aspetto umano, nel senso terreno. Quindi non so se è una percezione sbagliata. E penso una cosa, no, che per essere più esatti, Gesù non è cambiato, perché qui è un giardiniere. Per strada è un viandante, sulla riva è un pescatore, quindi per sé è un uomo totalmente uomo, e i Vangeli ci tengono a sottolineare che anche il risorto è totalmente uomo. Perché non lo riconoscono? Metti le mani qui, metti il dito qui. Non lo riconoscono perché non accettano e non hanno capito il significato del suo dar la vita sulla croce. Perché quello che è in croce lo conoscono bene, è morto. Questo è il giardiniere. Quello in croce lo conoscevano bene gli apostoli. Questo che appare qui a porte chiuse, e invece Gesù dice, guardate le mani, c'è la sua carta d'identità. Ciò attraverso cui è riconosciuto è sempre le ferite, quindi la sua carne concreta. Il Gesù risorto è il Gesù crocifisso. Se no è risorto un altro, non mi interessa. E poi la parola che fa capire. E qui la parola è ridotta all'essenziale. La vera parola è il mio nome pronunciato dalla sua bocca. Ma credo che sia il Luca, no, come dice, non sono fantasma, avete qualcosa da sentire, sì. E manca il cuore. Sì. Beh, comunque, per darti l'idea, non l'abbiamo detto, ma quando la Maddalena va ad annunciare agli apostoli, gli apostoli cosa pensano? È un vaneggiamento, Luca 24:11. Questa è la prima reazione di fede degli apostoli al racconto della Maddalena, fino a quando lo incontreranno anche loro. Ma è bello che tutti resistano. Cioè, chi l'ha davanti non lo riconosce, se non a certe condizioni precise, che anche qui sono bellissime. Cioè, fino a quando c'è la relazione personale con lui. E poi se lo racconti ad altri, l'altro dice, un vaneggiamento, fino a quando gli capita anche a lui. Cioè vuol dire che la fede è un'esperienza, e l'esperienza non è deducibile dai ragionamenti. Cioè se tu hai mangiato e io non ho mangiato, è inutile che tu mi spieghi il cibo, non lo gusto, mi fa solo venire più fame, cioè mi fa star peggio. Cioè fino a quando non mangia uno non sa cos'è quel cibo. Quindi la resurrezione è un'esperienza nostra. Non è semplicemente il fatto che lui è risorto, quello è il presupposto. E senza questa esperienza di incontro col risorto non c'è cristianesimo, c'è una credenza cristiana, c'è tante credenze, no? Anche quella cristiana. Dove metti dentro i tuoi piccoli dogmi e dogmini, cioè le tue quattro idee buone, le metti lì in quella credenza. Però lui non l'hanno visto, come quelli di Emmaus. E quindi la loro vita non ha nessun significato, neanche quella di Gesù. Cioè, è una buona idea. E
può entrare anche nella Costituzione, è una buona idea così, ma non è l'incontro con lui. Il pianto fa vedere e il pianto allontana dal vedere, è strano anche, perché se continua a piangere non lo vede. Così il cercare è indispensabile per trovarlo, e quando è che lo trovi? Quando smetti di cercarlo, ma se non lo cerchi non lo trovi, cioè, sono cose così. Cioè, quando ti accorgi di essere cercata tu, insomma. E se però tu non lo cerchi, non ti accorgerai mai di essere cercata. E allora è un po' è come il desiderio e il dono, no? Che se non lo desideri, il dono non c'è. Ma se non te lo dà, è inutile che lo desideri. È una sinergia dove il desiderio finisce, dice, ora basta, non riesco a farlo, chiaro. Allora te lo può donare. Tipico della relazione anche tra le persone questo dinamismo. Poi ho fatto un giro per esempio, cosa vuol dire venire a guardare il sepolcro, cosa vuol dire completamente girarsi? Ecco, è un po' lo stesso problema di cui si accennava prima. È importante guardare il sepolcro di Gesù in questo caso, oltre che il nostro. Cioè fare effettivamente i conti con la realtà dell'uomo, con la sua memoria, sepolcro è la memoria, e con quella memoria particolare dove c'è dentro colui che fu trafitto e crocifisso. E star lì a guardare. E vedere che lui non è lì. E tu lo ami e lo cerchi. Ed è, direi, quel luogo di sdemonizzazione del sepolcro, della morte, che trovi vuota, che però deve svuotarsi anche in te attraverso questo pianto, che indica il desiderio di incontrare il vivente, che però c'è ma non lo vedi. E lo incontri quando si è svuotato questo ricordo totalmente. Questo ricordo è pieno del desiderio dell'incontro con lui. Cioè, quando la mia morte sarà desiderio di incontrare il Signore, si svuoterà la morte e lo incontro. E incontro la vita, già in questa vita. Non ho risposto alla seconda parte della domanda solo perché l'ho dimenticata, ma credo... Ecco, il girarsi, il voltarsi è conseguenza proprio, quando proprio tu questo sepolcro l'hai visto bene, è vuoto, è realmente vuoto e tu ti sei svuotata, vedi che lui è lì e ti giri verso di lui, non più verso il sepolcro. È la conversione radicale dove la morte diventa vita. Viene come un contatto a questa presenza, non è che sia quasi dire, un movimento che nasce da lei, che lei, del sepolcro, cercato. Avverte di cercare, credo che sia importante sentire che il Signore si cerca, da sentire magari anche nel profondo del nostro desiderio, della nostra ricerca, che siamo desiderati. Per me è stato uno sprone a non essere timida, a non andare via,
Sì, è vero, Maria di Angeli non gliene frega niente, tutto sommato. Cioè, è vero. Da loro la notizia è come se fosse, leveranno il mio Signore, a me mi interessa lui, non so dove l'ha messo, voi cosa siete qui a fare? Ecco, non, eppure è una funzione positiva perché le fanno uscire il significato del suo pianto, che poi uscirà meglio quando le domanda Gesù e Gesù specifica chi cerchi, me l'ha già detto agli angeli chi cerchi, ed è bello capire che anche se incontrassi due angeli in bianche vesti sfolgorate, non mi interessa, cerca il suo Signore. Noi ci accontentiamo di molto meno di due angeli in bianche vesti, ci accontentiamo anche delle nostre fantasie o delle nostre, dei nostri idoletti, invece no, cerca il Signore perché ama Lui. Quando si parla di religione ebraica, per me è una cosa strana, nel senso che, così come capisco il Vangelo e tutto il Nuovo Testamento, non è altro. Sono tutti ebrei che capiscono una cosa, che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, che compie quelle promesse. E quindi, per esempio, qui si vede tutto il Cantico dei Cantici in questo brano, anche la Genesi. Se proprio non si capisce nulla del Nuovo Testamento al di fuori della Bibbia trasmessa dagli ebrei. E non vuole essere altro di quella promessa lì ancora, quindi questo è anche bello. E tutto anche il gioco delle immagini non sono altro che le realizzazioni, le riattualizzazioni di ciò che è già stato raccontato. Quindi non c'è nulla da aggiungere per sé alla promessa di Dio. Beh, circa il dolore, io credo, il desiderio è per forza dolore, ti manca. E se l'uomo toglie il desiderio, lo riduce semplicemente a soddisfazione, a un grumo di impulsi che lo spingono di qua e di là, e oggi abbiamo più soddisfazioni che desideri, i desideri sono ridotti semplicemente alla conservazione della specie o dell'individuo, e quindi l'uomo è sommamente mortificato e non sa tollerare, perché il desiderio è sempre sofferenza e tutta la cultura è desiderio, è un'apertura a qualcosa che non c'è, se no non è cultura, è conservazione della natura. E quindi la mancanza del desiderio della sofferenza oggi, l'annullamento della sofferenza, è una regressione culturale che ci fa tornare animalucoli, bestioline, che ci toglie ciò che ci fa umani, e il desiderio e la mancanza che ci fa andare avanti. In un certo senso,
sofferenza, se è pienamente cosciente, dovrebbe essere prima di vita e più come sofferenza. Per il fatto della maledizione di percute, tutto sommato non sembra altro sofferenza, forse magari un po' di altre forme, ma credo che se le persone che mi conto permette di conoscere sono determinate persone, ma non detto che invece era soddisfatto, però mantevo che non lo fa. Sì, è un mistero perché c'è il desiderio è connesso con la sofferenza e con la gioia, mentre il piacere con la soddisfazione è la noia. Bene, c'è altro? Ecco, Filippo, bene, poi c'è ancora. Volevo chiedervi, c'è stato prima tuo riferimento al fatto che questo Vangelo gli angeli non fanno, come la novità, la novità. Quale può essere la ragione per cui c'è questa? La seconda domanda posso fare. Io vedo spesso se nel nuovo e nel vecchio testamento comparire la figura dell'angelo, quasi come se fosse un compagno di persone che si chiama. Con la battuta di così che vedesse l'angelo adesso, probabilmente il figlio di Paolo. Come si spiega il modo in cui direi quasi confidenziale il rapporto che esiste tra questi nostri. Ecco, non facciamo stasera un trattato di angelologia, però stando al testo, gli angeli hanno funzioni diverse secondo l'intenzione che ha l'autore. E Giovanni è interessato sempre a farci vedere come noi facciamo quell'esperienza di cui si parla, di cui parlano anche gli altri evangelisti. E l'esperienza è che la Maddalena diventa angelo. Annuncia lei angelo vuol dire che annuncia. E lei la parola incarnata dell'Annunciazione. Questo però anche gli altri Vangeli, c'è anche in Marco in modo analogo ma diverso, e più esplicitato in Giovanni. Ecco, poi stai tranquillo, gli angeli non li vedremo mai perché se sono spirituali non li vedi. Se uno li vede vuol dire che c'ha, che è sbagliato. Invece li senti. Cioè è l'annuncio della parola che muove te, la potenza di Dio, gli angeli sono le potenze di Dio che davvero ci custodiscono, ci proteggono, ci annunciano la parola, ce la fanno capire. Va bene, cioè... Sì, di dell'infarto, quindi tranquillo. Se lo vedi sappi che non lo è. Martino. A me è si scontra, no? Perché come si può essere sicuri di avere incontrato Cristo? Perché a volte forse è la soluzione per dire ma io l'ho incontrato prima parte, seconda parte, lo seguendo nella vita con te. Sì. Sì, si può incontrare più volte. Quello visto è a qualcosa appunto che vuol dire l'ho visto e continuo in qualche modo a vederlo. Non è un aoristo ma un perfetto, un'azione compiuta i cui effetti perdurano. E noi lo incontriamo sempre, vedremo il Vangelo, ce lo fa vedere nella parola e nell'Eucaristia, lo vedremo le volte successive. Ora ci fa vedere come lo incontriamo in quella parola essenziale che è capire chi sono io per lui, cioè se mi chiama per nome capisco chi sono, cioè capisco che lui mi vuol bene, che è il frutto ultimo di tutta la Bibbia è farmi capire questo, e poi questo si approfondisce costantemente in incontri sempre più profondi, e poi c'è davvero l'esperienza che la differenza tra un'illusione, no? È un'esperienza religiosa cristiana, è che l'esperienza cristiana è sempre di alterità, cioè, insomma, io mi accorgo se sto ragionando tra me e me o se mi trovo davanti a una persona. Se sto fantasticando io sto ascoltando la parola di un altro. Se sto scrivendo una lettera io sto leggendo una lettera di un altro.
E la parola è sempre comunicazione con l'alterità. E c'è anche il silenzio che poi è comunicazione maggiore. E la concentrazione sul nome, tra l'altro si esprime anche il percorso. Cioè dati oggettivi, la tomba vuota, riscontrare le cose, poi il pianto, lo star lì, il pianto, il desiderio, perché piangi, il motivo c'è, non incontro lui. Cioè c'è tutta questa ricerca e poi da averla trovata che cos'è? Che realmente cambia vita, non sta più lì al sepolcro, va verso i fratelli, segno del cambiamento. Annuncia che il padre è suo e padre mio è nostro e quindi vive da sorella. Cioè, sono questi cambiamenti che vedremo più chiaramente nei brani successivi. Qui sono contenuti in nuce.